Eris, siamo in posizione. Dove siamo diretti? La tua destinazione è nel cuore della fortezza, guardiano. Nel laboratorio farmaceutico. Lì dovresti trovare un particolare frammento di cristallo. Prima della sua trasformazione lucente, Savathun era sotto la custodia degli insonni, rinchiusa in una cella di cristallo. O così sembrava. Quindi il cristallo è un frammento della sua prigione. Allora probabilmente lo aveva con sé quando ha rubato la luce. Sì. La mia fonte ritiene che gli eventi che hanno portato alla sua fuga siano intrinsecamente legati al mistero davanti a noi. Sì. Le stanze di Savathun sono contorte e ingannevoli come la sua mente. Per avanzare, dovrete cercare i percorsi più aberranti. Eris, qual è la situazione? Il guardiano è diretto proprio ora all'oggetto in questione, comandante. Bene. Sei sicura che tutto questo ci darà le risposte che cerchiamo? Non possiamo finire in un altro vicolo cieco. La regina dell'Atollo non condivide informazioni alla leggera. Hai avuto l'indicazione da Marasov? Non l'avevi detto prima? In realtà l'ho detto. A Ikora, poco prima che tu ci interrompessi. E anche secondo lei non c'è fonte più sicura in questo frangente dell'ex carceriera di Savathun. Mi fido di Mara. Attende un po' troppo a non far vedere le sue carte. Se ce l'avesse detto prima, ora non saremmo così disperati. Per battere la dea dell'astuzia e della menzogna, è meglio non giocare a carte scoperte. Ammetto che questa spada dell'alveare sarà utile come quella di prima. Ora dobbiamo trovare un lucchetto da distruggere. La megera regina avrà anche ricoperto il suo regno di una patina lucente. Ma al di sotto ci sono ancora i resti dell'architettura oscura. E la nuova abilità del guardiano rivela questi resti nascosti. Sì, Ikora me l'ha spiegato. Perché non possiamo usare la luce per arrivare allo stesso risultato? La luce sarà anche una forza potente, ma si è rivelata insufficiente contro le illusioni. È la mente che deve piegarsi per vedere le verità nascoste qui. Quindi, solo l'oscurità può mostrare la via. Il mio solo timore è dove ci condurrà questa via alla fine.
Guardiano, hai fatto bene ad affinare il dono ricevuto dalla Flotta Nera. Ora capisci, comandante, il perché della scelta di Ikora. Nonostante i suoi dubbi, sapeva che solo l'oscurità, incanalata da una mente robusta, poteva portarci fin qui. Capisco. Il mio problema non è la decisione di Ikora, quanto il fatto che l'abbia presa da sola. Sappiamo come agisce Savathun. Sceglie le persone per un motivo. Non è il caso di facilitarle il lavoro. Eris, credo tu sappia meglio di chiunque altro che l'oscurità non è un sentiero da percorrere da soli. Lei non era da sola, ma capisco ciò che intendi.
Questo è senz'altro il laboratorio farmaceutico. Riesce a sembrare più inquietante di tutto il resto. Ok. Mettete piede nel luogo in cui l'alveare lucente testa i suoi più mostruosi esperimenti. Savatun avrà incaricato una delle maliarde dell'Alto Consiglio di sorvegliare questo luogo. Cercate! Il cristallo deve essere da queste parti. Per ora nessuna traccia del cristallo, solo file e file di contenitori pieni di luce. Ma sembra corrotta in qualche modo. Savatun ha sempre incoraggiato le sue maliarde a spingersi oltre i limiti della magia dell'alveare. Con la luce non è cambiato nulla. Prova forse che la corruzione non ha tanto a che fare col potere quanto con chi lo utilizza. Oppure che il potere ha effetti collaterali permanenti. L'oscurità ha trasformato Savatun e i suoi da prede a predatori. Non l'oscurità, ma un'entità dietro di essa ha corrotto l'alveare, vincolandone il potere a un tributo di sangue senza fine. Il suo destino non è inevitabile. Non dubito che alcuni riescano a gestire l'oscurità con la disciplina. Ma quelli che non riescono? Non sono gli unici a pagarne il prezzo.
questo è un regno invertito. Esploralo in tutte le direzioni, specialmente le meno evidenti. Sembra che stiamo interrompendo qualcosa. Ma dov'è la miliarda che dovrebbe sovrintendere? L'idea che abbiamo finalmente trovato l'autorità locale. Bene. Ora vai e strappa con la forza l'ubicazione del cristallo. La maglietta è fuggita. Seguila. Stanno serrando i ranghi attorno al cristallo. Ecco il cristallo, guardiamo. Facciamo la finta. Dalla devozione nasce il coraggio, dal coraggio il sacrificio, dal sacrificio. Quella era di sicuro Sabaton. Ma che cosa significa? È la prova che stavamo cercando. Alla fine l'istinto di Ikora si è rivelato corretto. Indubbiamente. Ma ancora ci mancano le risposte. Accedi al ricordo, guardiano. Vediamo se dà una svolta al caso.